Allora, dottor Bernardi, ho visto l'articolo sull'iperlipemia postprandiale. Volevo avere dei chiarimenti su questo argomento. Allora, l'iperlipemia postprandiale, detta anche iperlipidemia postprandiale, misura praticamente quelli che sono i valori dei trigliceridi e del colesterolo, dei grassi all'interno del sangue umano. Però questa misurazione viene solitamente adottata al mattino, a digiuno, senza considerare il fattore postprandiale, che è il momento in cui il livello di lipidi sale dopo il famigerato picco glicemico postprandiale ampiamente spiegato da Barry Sears nella sua dieta a zona, e considerato da Barry Sears il nemico numero uno della nostra salute metabolica e quindi delle possibili complicanze sia vascolari, cardiovascolari che tumorali, oggi dobbiamo mettere in campo un ulteriore picco postprandiale che non è immediato come il picco glicemico postprandiale, ma è successivo al picco glicemico postprandiale. Ed è dovuto al rilascio di questi grassi che vengono momentaneamente accumulati, in cui noi accumuliamo l'energia che abbiamo introdotto con i carboidrati, ma non va a ricostruire il glicogeno epatico e non va a ricostruire il glicogeno muscolare. Questo glucosio che viene trasformato all'interno del nostro corpo, passando per il mitocondrio e poi ritornando al citoplasma, e viene risintetizzato e accumulata l'energia non utilizzata per formare ATP o per azione disoccoppiante dell'ormone tirosina. Non viene, diciamo, utilizzata per produrre calore, la termogenesi, ma viene praticamente riaccumulata sotto forma di energia nelle lunghe catene, diciamo, carboniose degli acidi grassi come il palmitico, l'oleico, lo stearico, che sono quegli acidi grassi saturi che poi vanno a costituire il nostro grasso, unendosi con il glicerolo e dando vita alla trigliceride. Bene, questo trigliceride formatosi all'interno del fegato viene rilasciato dal fegato. Se rimanesse nel fegato, darebbe vita alla steatosi epatica o alla steatoepatite non alcolica, cioè all'accumulo del grasso dentro il fegato. Questo rilascio nel sangue non avviene in modo libero dal fegato, ma viene accoppiandosi ad una lipoproteina, la VLDL, che è il precursore dell'LDL, delle lipoproteine a densità bassa, che sono, come dice, low density lipoprotein, che sarebbe il colesterolo cattivo, e viene trasportato nelle cellule di deposito, il grasso, o nelle cellule di utilizzazione, che può essere il cuore, o i muscoli che noi stiamo utilizzando. Quindi è ovvio che se noi dopo aver mangiato facciamo una bella camminata, noi praticamente abbasseremo questo rischio dell'iperlipemia, come questo rischio è abbassato in un soggetto normale che ha un'insulinosensibilità e quindi riesce ad accumulare nel grasso momentaneamente questi trigliceridi. Ma tra un pasto e l'altro, via via che noi abbiamo accumulati nel fegato, poi trasportati nei tessuti adiposi, come si abbassa l'insulina, quel 50% del grasso che noi abbiamo accumulato anche nel nostro grasso viene nuovamente rilasciato dal grasso che se ne è fatto momentaneamente carico mediante una lipoproteina lipasi, viene scisso praticamente, mediante una lipasi, viene scisso praticamente in glicerolo e acido grasso, e gli FFA, i free fatty acid, acidi grassi liberi, circolano liberamente nel nostro sangue per andare a essere utilizzati poi a livello cellulare. Purtroppo tutto questo grande invasione ematica di VLDL ricche di trigliceridi e di acidi grassi liberi che vengono rilasciati successivamente dal grasso, tra un pasto e l'altro, non viene mai misurata. E invece questa è la vera iperlipemia postprandiale, che ancora non esistono studi prospettici che ne indicano il chiaro e verificato rischio cardiovascolare di far insorgere l'aterosclerosi. Però praticamente è quella condizione, ampiamente ancora sottovalutata, va presa in considerazione oggi nel mondo cardiologico, nel mondo, insomma, scientifico e clinico, come causa possibile di una condizione di
causa della malattia. Quindi noi cosa dobbiamo fare? Dobbiamo o ridurre la quantità del cibo che noi mangiamo e andare in restrizione calorica, e questo lo dicono tutti, dobbiamo mangiare meno di quello che noi normalmente mangiamo. Un indicatore è quando noi prendiamo qualche chilo, ovviamente dobbiamo necessariamente metterci a dieta. Ma quando noi non siamo stati attenti e entriamo in una condizione ancora più grave, cioè quella di un sovrappeso, di un aumento del giro vita, quindi insulino resistenza, obesità o addirittura al diabete, oppure aumento della pressione minima, che è un altro indicatore di insulino resistenza, noi dobbiamo assolutamente prendere in considerazione questo aspetto. Dobbiamo evitare assolutamente l'iperlipemia postprandiale. Se vogliamo mantenere uno stato di buona salute nel tempo, dobbiamo evitare l'assunzione di carboidrati ad alto indice glicemico. Quali sono? Li ripetiamo: pane, pasta, pizza, patate e tutti i cereali, praticamente anche quelli integrali, dolci, zuccheri raffinati, anche lo zucchero di canna, tutte le componenti zuccherine, tutti gli alimenti che contengono un quantitativo di carboidrato superiore al 5%, sono in grado di attivare questi meccanismi. Quindi estrema attenzione a quello che mangiamo, quando possiamo trovarci già dall'aumento del sovrappeso, dalla predisposizione familiare al diabete, dall'aumento della pressione minima o comunque dalla scarsa attività fisica e dal leggero anche sovrappeso, è chiaro che un pasto fatto di pasta e pane di 100, 150, 200 grammi si può poi manifestare, al di là del picco glicemico postprandiale, il ritorno di valori normali della glicemia, in una iperlipemia postprandiale. Questa condizione purtroppo accompagna tutte le persone giornalmente, perché la mattina noi facciamo colazione anche dopo aver fatto un po' di sport, mangiamo con ricca di carboidrati, poi facciamo degli spuntini basati su carboidrati, facciamo un pasto, un pranzo basato su carboidrati, facciamo un altro spuntino basato su carboidrati o caffè ricchi di zucchero raffinato e poi praticamente la sera non ci facciamo mangiare e mancare i carboidrati. Bene, questa è una condizione che noi dobbiamo prendere seriamente in considerazione se vogliamo sopravvivere il più a lungo possibile su questo pianeta, e dobbiamo assolutamente evitare questi innalzamenti dei grassi nel sangue. Cosa dobbiamo fare? Fino ad oggi abbiamo sempre misurato i nostri trigliceridi al mattino, dopo 8 ore di digiuno notturno, ma anche 12 ore, perché se noi ceniamo alle 8 di sera e poi facciamo il prelievo del sangue alle 8 di mattina, noi siamo 12 ore fuori da un discorso di iperlipemia postprandiale, cioè la metà di una giornata e senza mangiare nulla. Lo dobbiamo fare dopo 4 ore che abbiamo fatto un'abbondante colazione, o a 3 ore a distanza del pasto, oppure a 3 ore a distanza della nostra cena, quando in questi alimenti ci sia un cospicuo contenuto di carboidrati ad alto indice glicemico. Perché? Perché se noi introduciamo i grassi sono importanti, ma i grassi che noi introduciamo dall'esterno per via esogena sono diversi dai grassi endogeni che abbiamo parlato prima. Solo una piccola quota di questi, e quelli a catena lunga, vengono praticamente portati con i chilomicroni per la via del dotto linfatico. Quelli ovviamente a catena media e corta vengono passati attraverso il sistema portale. Quindi anche i grassi sono importanti, ma non così come i carboidrati, che sono purtroppo la maggior parte della nostra alimentazione, sono quelli che possono dare vita all'iperlipemia postprandiale e soprattutto all'aumento delle VLDL, perché sì, sono pericolosi i trigliceridi, ma qui non lo sottolineiamo in questo qui perché diventa complicata la comprensione, sono preoccupanti le lipoproteine di trasporto, le VLDL, che poi non li conosciamo più come iperlipidemia postprandiale trigliceride, ma lo conosciamo già come colesterolo cattivo, e anche quello aumenta in maniera esorbitante nel post prandiale e non valutato come lo facciamo noi al digiuno mattina. Insomma, qui dobbiamo porre un'estrema attenzione. Penso così di aver spiegato. Comunque, tu sei un ragazzo giovane, quando hai mangiato poi ti alzi dalla sedia, ti fai una bella passeggiata a passo tranquillo e vai a metabolizzare la buona parte del grasso se hai mangiato troppo. Se invece fai una restrizione calorica e fai attenzione, di questi problemi ancora non ti devi preoccupare, ma devi conoscerli. Grazie mille. Bene, a disposizione per qualunque chiarimento. L'iperlipemia postprandiale, cioè l'aumento dei trigliceridi nell'immediato postprandiale,
che altro non è che il risultato della trasformazione dello zucchero, dei carboidrati che noi introduciamo con la dieta subito dopo praticamente che si è verificato il picco glicemico post-prandiale. Tutti quei carboidrati che noi abbiamo introdotto dal tuo indice glicemico e grazie all'insulina li abbiamo rimossi dal sangue e li abbiamo trasformati nel fegato e nel tessuto adiposo in trigliceridi, verranno poi successivamente trasportati dal fegato attraverso le VLDL che danno origine praticamente poi una volta che rilasciano a livello muscolare o a livello del tessuto adiposo il carico di trigliceridi, torneranno nel sangue sotto forma di LDL di colesterolo cattivo. Bene, quella iperlipemia postprandiale per noi è una condizione che dobbiamo considerare patologica, non tanto legata a pasti ricchi di grassi che vengono, se a catena corta, praticamente immediatamente portati dall'intestino nel sistema portale e possono sovraccaricare il circolo ematico, ma ricordando invece che i grassi di grosse dimensioni trasformati in mono e digliceridi, una volta assorbiti nei villi intestinali, vengono ricostruiti sotto forma di trigliceridi quando gli acidi grassi sono a catena lunga e veicolati attraverso i microni nel sistema linfatico, quindi, e poi riversati nel sangue. Quindi la vera iperlipemia postprandiale è legata a diversi fattori difficili da valutare. Quello che però è una metodica semplice di valutazione è la valutazione del livello dei trigliceridi postprandiale a distanza di poche ore dal pasto, che poi è la condizione, quella dell'iperlipemia postprandiale, quella in cui noi viviamo giornalmente tutto il giorno perché noi ci alimentiamo di carboidrati ad alto indice glicemico. Quindi quella che potrebbe sembrare soltanto un momento, l'iperlipidemia postprandiale, limitata soltanto all'entrata dei grassi in circolo come un tempo breve, in realtà permane molto a lungo, e questa permanenza e la qualità e la quantità di questi grassi all'interno del sangue sono praticamente un fattore molto importante, anche se non esistono degli studi prospettici in tal senso, come possibile causa dell'aterosclerosi, cioè dell'intasamento dei nostri vasi. Ed è la condizione in cui noi viviamo praticamente giornalmente quando seguiamo una dieta ricca di carboidrati ad alto indice glicemico. Intendiamo delle fette biscottate con della marmellata, anche se fatta in casa con gli zuccheri presenti, ma quando mangiamo della pasta e del pane a pranzo e quando la sera ci alimentiamo praticamente con anche cibi proteici ma accompagnati per esempio da carboidrati come il pane, e quando praticamente facciamo degli spuntini pomeridiani prendendo un dolcetto o dei biscotti. Bene, questa è la condizione di iperlipidemia postprandiale che caratterizza praticamente tutta la giornata. E quali sono le condizioni che possono aggravare questi livelli di iperlipidemia postprandiale? Si è visto da studi fatti, senza andare nel dettaglio, che i soggetti che soffrono di pressione alta, in particolar modo la minima, tendono ad avere dei livelli alti praticamente di lipidemia, iperlipidemia postprandiale, iperlipidemia che non è solo legato, diciamo, a livelli trigliceridi, ma anche alle proteine di trasporto. Poi, oltre ai soggetti praticamente che abbiamo, che soffrono di ipertensione, un'altra funzione nei soggetti che soffrono di disfunzione endoteliale, che questi soggetti più facilmente possono praticamente insorgere praticamente fenomeni aterosclerotici a carico delle loro arterie. Lo stesso praticamente l'ipidemia postprandiale è importante, fortemente legata ai fattori di insulinoresistenza, quindi chiunque abbia avuto già una condizione di insulinoresistenza
legata all'obesità, legata all'aumento della pressione arteriosa, legata all'abbassamento dei valori del colesterolo buono, devono, eccetera, devono essere dei soggetti praticamente che devono porre in estrema attenzione, essendo l'insulino resistenza il comune denominatore delle diverse malattie, alterazioni metaboliche che costituiscono la sindrome metabolica e che possono in maniera determinante generare quelle alterazioni lipidiche postprandiali che noi andiamo ad analizzare. Ovviamente, come la sindrome metabolica da insulino resistenza, è importante questa iperlipemia postprandiale nei soggetti affetti da diabete mellito di tipo 2, in cui praticamente è proprio l'iperlipemia postprandiale considerata quella condizione in cui abbiamo un'elevata persistenza in circolo di chilomicroni, di VLDL e dei loro remnant, cioè praticamente quelli che sono i residui di queste componenti proteiche che sono difficili da analizzare, ma uno dei fattori praticamente che possono essere, diciamo, abbastanza indicativi sono praticamente la valutazione dei trigliceridi postprandiale a distanza di 2 ore e non solitamente come viene fatta a digiuno con il prelievo ematico nelle analisi cliniche al mattino dopo 8-9 ore che noi abbiamo avuto praticamente un digiuno notturno così prolungato. Ovviamente esistono tante terapie farmacologiche praticamente come le statine, come i fibrati, farmaci ipolipidemizzanti. Esiste la possibilità di ridurre questi livelli di iperlipidemia postprandiale svolgendo una regolare attività fisica, ma sicuramente la strategia più intelligente per contrastare quella che oggi possiamo considerare la malattia del terzo millennio, che nella sua forma silente, poco conosciuta perché non vengono fatti questi tipi di analisi nel cercare la componente lipoproteica, ma neanche va cercata, diciamo, i livelli di trigliceridi, che sarebbe già una misurazione facile con degli strumenti facilmente utilizzabili come dei refrattometri, eccetera. Bene, questa condizione di iperlipemia postprandiale o iperlipidemia praticamente noi la possiamo contrastare in modo valido ed intelligente facendo una dieta priva di carboidrati innanzitutto e una dieta anche priva di grassi. Cosa stiamo parlando? Della dieta chetogenica proteica secondo i dettami di Blackburn, che abbassa i livelli pressori, che abbassa i livelli di insulino resistenza, riduce l'obesità e il sovrappeso, riporta il paziente in condizioni di equilibrio metabolico, potendo evitare così quella condizione che noi possiamo vivere nell'immediato postprandiale mangiando, già solo mangiando un piatto di pasta con oppure del pane con percentuali tali da determinare la necessità del nostro organismo praticamente trasformarli in grassi e come tali liberarli e trasportarli nei suoi adiposi, che poi se ne libereranno liberando gli acidi grassi liberi, eccetera eccetera, creando quella condizione di iperlipidemia postprandiale che per noi è veramente un nemico, diciamo numero uno, tanto quanto la malattia diabetica. Solo senza aspettare la malattia diabetica dobbiamo incominciare a considerare la condizione di iperlipidemia postprandiale, che possiamo semplicemente controllare misurando i livelli di trigliceridi a distanza di 2 o 3 ore da un pasto principale. Dobbiamo contrastare questa condizione per evitare dei rischi cardiovascolari e quindi l'aterosclerosi, anche se oggi non esistono degli studi prospettici e degli studi trasversali tali da dirci con certezza che questa sia la causa cardiovascolare, perché studi si stanno effettuando adesso e oggi si sta prendendo seriamente in considerazione questa condizione, l'iperlipidemia postprandiale, che è grave e pericolosa tanto quanto soffrire di
iperglicemia e soffrire praticamente di sindrome da insulino resistenza o addirittura di diabete mellito. Con questo penso di aver evidenziato un altro aspetto importante, che di una condizione che soffrono tutte le persone che stanno bene se seguono una dieta ricca di carboidrati ad alto indice glicemico, talvolta associata anche a un'eccessiva assunzione di grassi. Una dieta chetogenica proteica è sicuramente lo strumento valido per contrastare tale condizione.